Non va oltre il pari il Pineto, che impatta 1-1 contro l'Aprilia in una gara su cui pesa come un macigno l'errore iniziale di Mercorelli. Non basta ai biancazzurri un gran secondo tempo per ribaltare il risultato. Amaolo conferma il 4-4-2 iniziale con la coppia d'attacco Olcese Minnozzi. In difesa rientra Salvatori dopo l'infortunio, mentre Ciarcelluti vince il ballottaggio con Bugaro. 3-4-2-1 per Galluzzo con Olivera in cabina di regia. Bernardini e Bosi agiscono alle spalle di Ouedraogo. Gara subito in salita per il Pineto, che incassa al sesto minuto il gol del vantaggio dell'Aprilia. Infortunio di Mercorelli, che pasticcia con la sfera di esperienza. Olivera gli soffia il pallone e facile mette in rete l'1-0 in favore dei laziali, confermandosi castigatore delle abruzzesi. Errore pesante per il giovane classe 2001, con i locali che subiscono il colpo, si riorganizzano e tentano la controffensiva al minuto 24. Ciarcelluti scarica sulla destra per Minnozzi, che cerca sul palo opposto Verdesi, ma il giovanissimo classe 2002 non riesce ad agganciare. Col passare dei minuti il Pineto cresce, ma fatica negli ultimi 20 metri a trovare gli spazi, perché l'Aprilia si chiude con attenzione. L'occasionissima per il pareggio arriva al 44esimo, pregevole gesto tecnico di Minnozzi, che serve di tacco Paoli con il diagonale che lambisce il palo e termina fuori di un soffio. In avvio di ripresa Amaolo cambia modulo con un 4-3-3 a trazione anteriore, che produce i suoi frutti. Al 16esimo percussione di Ciarcelluti, che dalla distanza impegna Prudente in due tempi. Passano 3 minuti e dal limite Esposito costringe l'estremo laziale ad alzare sulla traversa. I biancazzurri ora sono stabilmente nella metà campo dell'Aprilia. Al 20esimo è Pepe di testa a chiamare Prudente alla presa bassa. I tempi per il meritato pareggio locale sono maturi, e al 22esimo è Ciarcelluti con un preciso colpo di testa a girare a rete l'angolo di Minincleri. L'Aprilia lascia l'iniziativa al Pineto, ma punge sulle ripartenze sfruttando la velocità di Bosi e Olivera, come al minuto 28, quando l'ex Juventus saggia i riflessi di Mercorelli, costringendolo al miracolo. Al 35esimo spazio anche per l'esordio in biancazzurro del difensore classe 2000 Mastrippolito, ultimo arrivato alla corte del presidente Brocco, mentre Galluzzo getta nella mischia la Ghigna, che appena entrato in diagonale sfiora il gol del raddoppio laziale con la sfera che termina di poco alta sulla traversa. Nel finale ingenuità del capitano biancazzurro Alfonso Pepe, che commette fallo su Bosi e rimedia il secondo giallo, salterà la gara di mercoledì a Castelfidardo. Un passo in avanti per i biancazzurri sul piano della prestazione, ma un punto che non può accontentare un Pineto che vede la vetta della graduatoria sempre più lontana. È fondamentale ora fare risultati, e intanto si annunciano rinforzi. Ma i ragazzi sono partiti bene, poi come sempre l'atteggiamento viene premiato, e su quell'episodio magari siamo andati a fare quella pressione alta sul portiere, e chiaramente la partita si era indirizzata in un certo modo. Chiaramente poi ci siamo abbassati un po', si è creato tanto spazio per ripartire a campo aperto, e lì dovevamo essere più cinici e concreti a raddoppiare sicuramente. È chiaro che abbiamo giocato contro una squadra che mi ha impressionato, a cui faccio i complimenti. Penso di aver incontrato fino adesso la squadra che mi ha impressionato di più. E si lavora. Sono contento, anche se poi dopo a noi ci servono punti per risalire, e oggi poteva essere un'occasione, anche se poi dopo, per quello che si è visto in campo e per la qualità del gioco che ha espresso poi il Pineto, per il forcing che ha fatto nel secondo tempo, soprattutto nella fase centrale del secondo tempo, il risultato potrebbe essere anche giusto. Ha ricevuto anche i complimenti del tecnico, ha detto: è la squadra che mi ha impressionato di più. Però ecco, siamo ancora a parlare di un pareggio, la squadra non ce l'ha fatta neppure oggi a portare a casa l'intera posta in palio, forse l'avrebbe meritata. Sì, questa è l'unica nota negativa, perché la squadra non posso rimproverare niente. È chiaro, dovevamo prestare un po' più attenzione e su, diciamo, il gol segnato alla squadra avversaria, sicuramente è stata una leggerezza, però ecco, non vorrei dare la croce al nostro portiere. Dopo 5 minuti prendi un gol e in quel modo, è chiaro, a livello psicologico la squadra ha accusato il colpo, è inevitabile, però ha avuto un grande carattere, una grande rabbia, soprattutto nella seconda frazione, e a imporre il proprio gioco, e a quel punto pensavo che
ce la facessimo a ribaltare il risultato. Peccato, siamo sempre qui a discutere che non arriva la vittoria, però la prestazione è stata una stagione importante, nonostante tante problematiche. Sapete che un po' abbiamo perso qualche pezzo, qualche altro deve arrivare, stiamo cercando un attimo un equilibrio giusto, però queste prestazioni mi fanno sperare. Oggi il Castelfidardo ha fatto forse un risultato a sorpresa, e la prossima avversaria del Pineto bisognerà anche un po' dosare le forze. Incontriamo una squadra che sta facendo benissimo, un gruppo forte che viene da un campionato vinto d'eccellenza, e lo dimostra il fatto che oggi hanno vinto a Giulianova su un campo difficile. Quindi mi aspetto una partita contro una squadra difficile, ma noi dobbiamo in un modo o nell'altro fare una prestazione anche migliore di questa di oggi, perché ci serve assolutamente i tre punti, perché i ragazzi vogliono, coprono dentro la voglia di esultare e di portare via un risultato importante.